Abbiamo qui di fianco a noi il nostro microfono. Sara Finizio. Sara Finizio l'abbiamo bloccata quando è entrata perché è di una bellezza travolgente e ha travolto i nostri sensi e ci ha costretto a comportarci un po' da carabinieri, mettere fuori la paletta e chiederle questa intervista. Come Perfetto. mai sei qui questa Io sera? sono qui perché sono ex vincitrice di Miss Transuniverso 2014 con Pamela Andres. Quindi sei venuta a vedere una manifestazione che già ti ha dato delle gioie. Soddisfazione, certo. Sì, sono come ospite questa sera. Dovevo fare uno spettacolo, però purtroppo non l'ho potuto fare perché i miei ballerini hanno avuto dei problemi, quindi non, come ogni anno faccio sempre spettacoli qui a Pamela, dopo aver vinto questo concorso. Quindi tu sei ballerina, hai un gruppo di Io ballo, ballerine. sì. Sono una showgirl. Benissimo, ci vuoi descrivere secondo te come dovrebbe essere l'ipotetica Miss? L'ipotetica Miss che questa sera dovrebbe vincere, come dovrebbe essere secondo te? È Io, un'ipotesi, sì, ecco. inizialmente voglio dire comunque sono tutte quante belle. Vince quella più completa, voglio dire dai comportamenti, dal modo di fare, il portamento e tutto quanto. Vince la miss completa perché alla fine siamo tutte quante belle. Vince quella là che ha un pizzico in più, magari che può permettersi di portare la corona. Quindi la bellezza è una condizione necessaria ma non sufficiente, ci vuole anche Eh personalità, certo, diciamo. la miss non deve avere solo la bellezza, deve anche saper portare magari un abito come eleganza, in costume, magari fare uno spettacolo, deve essere completa. Benissimo, benissimo, grazie, Grazie a grazie, voi. grazie a voi. Grazie.